Vogliamo fare un po' un passo indietro a qualche giorno fa, ormai lo sapete, l'Italia ha inviato il suo DEF a Bruxelles, un documento quindi di economia e finanza che pianifica un po' tutte le misure che sono in corso, che il governo intende portare avanti nei prossimi mesi. Bruxelles ha valutato, perché come sappiamo dobbiamo anche un po' render conto di quella che è la nostra politica economica all'Europa, ed è arrivata una risposta di segno, come dire, mediano. In qualche modo siamo stati promossi per le riforme che stiamo mettendo in campo, però l'Europa ha detto l'Italia deve fare di più, soprattutto per abbassare il suo debito pubblico, e deve intervenire su molti molti punti. Insomma, siamo stati rimandati a settembre. Ma allora, su questa valutazione che viene dall'Europa, noi vogliamo sentire il commento del nostro economista di fiducia, professor Antonio Maria Rinaldi. Buonasera, professore. Ah, buonasera, buonasera a tutti quanti i cari radioascoltatori, grazie. Ecco, professore, lei è d'accordo con questo giudizio che ci viene da Olli Rehn? Ma è una provocazione questa, oppure... noi vogliamo sempre sentire la sua di voce, no, perché io ho letto con molta attenzione, ma anche con molta sorpresa, le raccomandazioni della Commissione europea, per voce per l'appunto del commissario per gli affari economici e finanziari monetari. Ma poco cambia, perché insomma il soggetto Olli Rehn, sappiamo il suo excursus professionale, quanto militava nelle squadre di calcio finlandese, d'altronde è la persona ideale per poter, diciamo così, parlare in playback, come si dice. E proprio per questo io mi domando il motivo, cioè chi è che gli fornisce questi dati di politica economica a questo signore? Perché questo qui ci ha detto, in poche parole, e se lo dice lui lo dice a nome chiaramente della Commissione europea, ovviamente, che in Italia bisogna procedere, oltre a aver ripetuto i nostri problemi, che ormai li conosciamo a memoria, anche di notte ce li sogniamo, eccetera, tutto quanto, che bisogna agire con tassazioni superiori sui consumi e in particolare anche sugli immobili. Sì. Allora io faccio una domanda proprio estremamente semplice, ma se in questo momento noi abbiamo un problema di crescita, abbiamo loro, con le loro politiche economiche errate, ucciso la domanda interna, cioè praticamente qui la gente non consuma più perché non ha la disponibilità del denaro, è ovvio. Andiamo ulteriormente a tassare i consumi? Cioè ci siamo impazziti? Un suicidio, non insomma, solo, professore. Ma addirittura, se si legge bene, per poter andare a colpire i consumi ci si auspica una tassazione, ad esempio, nei livelli marginali dell'IVA, cioè noi sappiamo che abbiamo la tassazione sull'IVA che è fra le più alte all'interno dell'Unione Europea, ma addirittura le raccomandazioni sono di alzare anche le altre aliquote, invece quelle minori, il che significa aumentare, non so, i generi alimentari, che in genere godono di, quindi siamo proprio alla follia più totale, e inoltre andare a aumentare anche la tassazione sugli immobili, ma ci siamo impazziti. Quindi sulla casa fondamentalmente. Molto probabilmente Olli Rehn non sa o non vuole sapere che l'80% delle famiglie italiane sono proprietari della casa, certo, dove abitano, e ci pone questo ai vertici mondiali. Basti ricordare che in Francia questa percentuale si abbassa al 55%, alla Germania al 43%, certo. Quindi significa colpire ancora di più i cittadini. Quindi... Esatto, e poi la sensazione è un po' che questa valutazione in realtà risente di questo modello, di questi criteri, di questi metodi di valutazione che il voto europeo dovrebbe aver messo in discussione. Non solo, però faccio anche un'altra considerazione, chiaramente, che la Commissione europea, non scordiamocelo, è in scadenza, esatto, quindi a ottobre dovrà essere rinnovato tutto quanto l'impianto della Commissione europea, iniziare dal suo Presidente. Quindi queste raccomandazioni lasciano il tempo, che trovano. Professore, vogliamo ascoltare insieme con lei un parere proprio su questo, sulle raccomandazioni che vengono da Bruxelles, anche da un altro esperto di economia. Abbiamo già avuto modo di ascoltare un po' le sue analisi. È qui con noi questa sera Jean-Sébastien Lucidi di Scenari Economici, blogger. Buonasera, grazie. Ciao. Ecco, e siamo anche in collegamento telefonico con Diego Fusaro, filosofo, saggista, anche egli esperto di Europa. Buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Ciao Diego, un abbraccio. Ciao carissimo. Ciao. Allora, lucidi, partiamo da te. Ecco, un tuo commento su queste raccomandazioni che vengono da Bruxelles. Allora, ovviamente viviamo una crisi da domanda e chiedere di aumentare la tassazione sui consumi è quanto razionale. Però purtroppo questa richiesta riflette una cosa che in Italia vogliono imporre una tipo di austerità, in questo caso non un'austerità per recupero crediti da parte dei creditori internazionali, ma l'ho coniata io anche da altri, austerità competitiva, nel senso aumentando la tassazione sui consumi, sì? I consumi si riducono, riducendo i consumi si riducono anche le importazioni e quindi per, tra virgolette, per magia, il saldo commerciale con l'estero, import-export, andrebbe quasi in pareggio se non in positivo, sì? Non perché magari esportiamo di più, perché consumando di meno importiamo di meno. Un'altra... E questo non è uno svantaggio per gli altri paesi europei? Sì, però in questo momento in Europa c'è un gap competitivo tra il Nord Europa e il Sud Europa, ovvero la Germania sta accumulando dei surplus pazzeschi esportando, sì? Sta facendo una svalutazione competitiva, però alla gente dice ma come l'euro, c'è l'euro fisso, è 1,36, si può fare una svalutazione competitiva bloccando la rivalutazione, perché se la Germania oggi avesse il marco con i surplus che ha a 200 miliardi, sì? Ha quasi il 10% del suo PIL, avrebbe una moneta, un suo marco a 1,8 e 1,9 sul dollaro. Allora c'è bisogno di pareggiare questo gap di competitività e quindi viene chiesto all'Italia in modo indiretto di limitare i consumi e le importazioni, che porta poi anche a deflazione, nel senso, io l'avevo già previsto, quando aumentarono, sì, l'IVA a luglio. Che cos'è la deflazione? Allora, la deflazione è quando, professor, diciamo... Professor Rinaldi, intervenga quando vuole, allora, è una chiacchierata. No, non siamo, allora, ufficialmente... Ascolto e mi beo di quello che sto sentendo. Grazie, troppo gentile. No, allora, la deflazione è quando, sì, l'inflazione è incominciata ad avere il segno negativo, quindi meno 0,1 è già deflazione. Quindi non... si abbassano i prezzi. Sì, adesso siamo in disinflazione, cioè stiamo andando a un calo dell'inflazione, poi se andiamo sotto allo zero siamo a deflazione. La Grecia è in deflazione. Oh, l'aumento dell'IVA in teoria porterebbe a un aumento dell'inflazione perché aumentano, certo, i prezzi, esatto. Io però avevo previsto il contrario, cioè un abbassamento dell'inflazione. Perché? Perché sì, no, a livello nominale aumentano i prezzi, però si riducono per, i effetto consumi... per effetto dell'aumento dei prezzi si riducono i consumi e quindi il negoziante dovrà abbassare il prezzo, certo, certo. E infatti siamo in continuo calo, negativo, curva però. Di Laffer, curva di Laffer, certo. Questo perché sarebbe negativo? Come dire, io acquirente vado a fare la spesa, spendo, allora, di meno per comprare la stessa. Allora, è negativo perché non è che prodotto. Calando i prezzi aumenta il potere d'acquisto. I prezzi sono calati proprio perché il potere d'acquisto è diminuito. Quindi, cioè, è una falsa buona notizia. No, la Grecia è in deflazione. Poi la deflazione, cioè un calo, un negativo dell'inflazione, porta i debiti di una nazione, sia debito pubblico che debito privato, più pesante, più insostenibile, certo. Perché l'inflazione ha, diciamo, quel pregio di rosicchiare il peso del debito. E poi non dimentichiamo, scusa, prego, che c'è un fattore importantissimo, anzi al primo posto, che è la disoccupazione che sta aumentando, quindi meno gente che ha reddito, meno capacità di spesa. Esatto, certo. E la disoccupazione in crescita che ha raggiunto in questi giorni proprio sui livelli record in Italia. La gente non ha il reddito per Italia. Poter comprare, questo, certo, significa. 13,6 e giovanile 46%, c'è una relazione in economia, curva di Phillips. Anche se dicono, perché l'Istat precisava nei giorni scorsi, scusami se ti interrompo, 46% che considera però anche i giovani che studiano e non hanno interesse in realtà a lavorare, quindi in realtà è un dato che va anche ben letto e interpretato. Io, io penso anche di più, perché dobbiamo anche calcolare gente che ha rinunciato a trovare lavoro e che non è registrata come persone che, vero, cercano lavoro, e quindi il tasso sarebbe anche più alto. Comunque, siamo oltre al 20% quello reale. C'è in economia un legame tra disoccupazione e inflazione, cioè la disoccupazione aumenta, l'inflazione cala perché più disoccupati che consumeranno. Cosa dice il nostro filosofo, il nostro grande filosofo, che cosa dice di tutto Diego questo? Fusaro. Ecco. Eccomi qua, io apprendo con grande interesse queste informazioni economiche, io non sono un economista, mi occupo di filosofia e di filosofia politica e posso tradurre, diciamo, in termini filosofico-politici ciò che i miei amici hanno appena detto con grande
novità di particolari sul piano economico. Sì. Sul piano della filosofia politica, quello che si vede su macro scala è il fatto che nell'odierna Europa si stanno creando delle vere e proprie asimmetrie in forza delle quali, tramite la pura violenza dell'economia, ritornano forme di sottomissione, di servitù di popoli rispetto ad altri. La Grecia, ad esempio, oggi, proprio in forza di questa violenza economica, sta rispetto alla Germania in un rapporto di servitù totale. Certo, certo. Per cui, e questo è comprovato dai dati che i miei amici hanno più grande perizia riportato, non si dimentichi il fatto che gli euroservi, io li chiamo così ormai da gli euroservi, cioè sì, coloro che al cospetto delle tragedie, dei genocidi finanziari che l'euro sta producendo, ad esempio in Grecia, continuano ossessivamente a difendere il sistema euro, dovrebbero essere definiti euroservi dal mio punto di vista. Fusaro, la sentiamo purtroppo molto male, non so se riesce a spostarsi. Mi sentite ora? Non proprio. Facciamo qualche altro tentativo mentre lei parla, così che... Mi sentite ora? Sì, meglio, grazie. Dicevo che da questo punto di vista... quello che sta capitando in Grecia è la prova evidente che in forza di rapporti economici si instaurano forme di sudditanza di interi popoli, per sì, cui gli euroservi, cioè quelli che non sono liberi nel loro pensiero e difendono l'euro nonostante le tragedie che esso produce, continueranno a ripetere che l'Europa ha salvato dalle guerre, no? Ad esempio la tesi forte che ritorna. Il problema è che siamo già in guerra nell'odierna Europa, è una guerra economica, la Germania ha già invaso la Grecia, ha invaso la Grecia non con il carro armato ma con il fiscal compact, non con i cannoni ma con lo spread e con il debito pubblico, è una guerra di tipo economico, sì, è una sorta di carica del rinoceronte neoliberista, detto pubblicamente Europa, e se non ci spostiamo il prima possibile il rinoceronte caricherà anche noi. Sì, in questo scenario il voto del 25 di maggio, che vorrebbe dare un'indicazione in una direzione opposta, può avere davvero un qualche effetto, oppure, come tra l'altro sta anche emergendo dalle scelte che vanno facendo i leader nella scelta del successore per esempio di Barroso e delle altre figure di vertice delle istituzioni europee, ecco, il voto, il messaggio avuto nel voto alle elezioni europee è un messaggio che può avere un'incidenza o che viene trascurato, verrà trascurato secondo lei? Beh, anzitutto distinguerei in questo caso la situazione italiana da quella degli altri paesi d'Europa. Sì. La situazione italiana è tragica perché c'è, come anche direbbe il mio amico Rinaldi, una sorta di sindrome di Stoccolma con cui si è votato il carnefice, si sono date le chiavi di casa direttamente alla Troica. Ma per una volta possiamo dire davvero viva l'Europa, se per Europa intendiamo gli altri popoli europei, come ad esempio la Francia, sì, che hanno espresso incondizionatamente una opinione chiarissima sull'euro e sull'Europa. Basta Europa e basta euro, questo è il punto fondamentale, al di là di tutto quello che uno può dire sulla Le Pen, non entro nello specifico, però il voto è chiarissimo, parla certo, chiaro. Basta Europa e basta dittatura finanziaria. Chiedo scusa se sì, vi interrompo, prego. Però Diego ha toccato un punto cruciale e vorrei sapere la sua analisi, come mai per l'appunto in Italia c'è stata un tipo di consenso, mentre invece negli altri paesi europei si è andati completamente nella direzione opposta. Cosa è successo? Perché? Secondo te cosa è successo? Allora, io la interpreterei così. Direi che da un lato c'era un partito, il PD, che era chiarissimo sull'euro. Stiamo nell'euro e assecondiamo i mercati e l'Europa. È incredibile come il PD sia l'erede del PCI. Io parlo di serpentone metamorfico che porta dal PCI al PD, da Antonio Gramsci a Matteo Renzi. Sì. Quindi questa è una delle forze in campo che aveva se non altro le idee chiare su questo punto. Dall'altra invece c'era una pletora di partiti e partitini scissi, frammentati, Lega Nord, Fratelli d'Italia. Sì, che hanno espresso opinioni poco chiare, sì, tra loro anche molto difformi. Esatto, ma soprattutto il 5 Stelle ha giocato un ruolo fondamentale perché non ha saputo esprimere in modo chiaro e univoco una posizione anti-euro. Vero. In questo modo ha frammentato i voti. Se il 5 Stelle si fosse dichiarato apertamente contro l'euro, per ciò stesso secondo me avrebbe potuto trionfare perché avrebbe dato spazio ai moltissimi
pochissimi italiani, e sono moltissimi, sottolineo, che sono contro l'euro, perché hanno già capito, a differenza degli intellettuali e dei politici del PD, che cosa è davvero l'euro, perché lo vivono sulla loro pelle tutti i giorni. Ma gli italiani sono contro l'euro o contro questo modo di intendere e di gestire la moneta unica? Ma gli italiani credo che nella maggior parte dei casi non stiano a speculare sui massimi sistemi, semplicemente si accorgono che l'euro nella loro vita quotidiana ha determinato un peggioramento generale della loro situazione e contrattuale e di esistenza, e quindi direi che si aspettano sicuramente un cambio di rotta. Lucidi, l'Italia vota però rispetto all'euro in maniera diversa alla Francia, diversa rispetto all'Inghilterra, come la Germania. La mia è un po' una provocazione, nel senso, la storia si ripete. Allora, quest'esito delle elezioni ha fatto vedere che l'Italia in ambito europeo si accoda alla Germania, andando contro l'espressione democratica di Gran Bretagna e Francia. Adesso mi... non so, forse farei un ricordo con il 40, quando l'Italia, fedele alleata della Germania contro Francia e Inghilterra. C'è una probabile forma di sudditanza che continua. È una forma di sudditanza che continua, quindi... Però ecco, gli italiani hanno dato un voto moderato, forse troppo moderato, però adesso non colpevolizziamo nessuno. Posso lanciare una provocazione pure prego, io? Prego, prego, professore. Da cittadino, proprio quello che va per la strada, che cammina per la strada. Sì. Io faccio questo tipo di valutazione. È possibile che venendo meno il ruolo guida della Francia, soprattutto perché c'è un Hollande che ha un pochino tradito le attese e le aspettative, praticamente credo che sia ai minimi storici, 14% di... neanche il partito Hollande. Appunto, evidentemente i tedeschi stanno cercando un'altra sponda, evidentemente. In questo momento, visto il successo elettorale di Renzi, vedono in Renzi diciamo un pochino, non dico la sostituzione, perché l'Italia non può sostituire per altri motivi chiaramente la Francia, ma diciamo un altro attore che gli può sicuramente dare una mano, in cambio naturalmente di qualche, chiamiamo spiccio. Bene, ecco, detta in maniera un po' cattiva. Di svincolare il costo degli investimenti. Continuiamo su questa linea della rigidità, la Merkel ha anche ribadito, non si fanno sconti sui trattati, le regole vanno perseguite, d'altronde Renzi ha detto il modello da seguire è quello tedesco, e quindi vuol dire che c'è un nuovo asse, diciamo. D'altronde la Germania ha bisogno di un paese di quelli grandi, chiaramente, ricordiamo che bene o male l'Italia è il terzo paese dei 28 come economia, oltre ad essere la seconda impresa manifatturiera dopo la stessa Germania, e quindi è venuto meno questo ruolo della Francia proprio perché lo stesso Hollande praticamente non è un personaggio che può dare il contraltare alla cancelliera Merkel, e adesso con questo bel successo elettorale evidentemente cerca di fare degli accordi con Renzi. Con l'Italia, insomma, staremo a vedere quanto. Però sarà un abbraccio mortale, chiaramente. Aggiungere una cosa. Sarà un abbraccio mortale, come è sempre avvenuto, d'altronde. Sì, Fusaro? Sì, sono d'accordissimo con l'analisi del mio amico Rinaldi, che sottoscrivo in pieno, e in più aggiungerei anche una provocazione che ho già usato in altra sede, ma che mi piace ribadire. Come Cristo fu venduto da Giuda per 30 danari, così oggi gli italiani hanno venduto il loro paese alla troica e alla dittatura eurocratica per 80 euro. Per 80 euro, che è la misura che prevede il bonus. 80 euro spesso e volentieri lordi, perché se andiamo a vedere in busta non sono 80 euro per tutti. No, non solo, ma i 30 denari di 2000 anni fa corrispondono con l'inflazione praticamente, capito? Adesso bisogna fare un bel calcolo per fare un parallelo. Ma c'è un'altra notizia oggi che irrompe nello scenario economico, è l'ennesimo intervento positivo in questo caso del presidente della BCE, o negativo, insomma staremo a vedere, gli esperti siete voi, della BCE Draghi, che cerca di mettere in campo delle misure contro il rischio deflazione. L'ipotesi è quello di immettere sul mercato nuova liquidità, però aiutateci a capire, a dipanare. Beh, allora, la matassa, non è via. Che immette direttamente nuova liquidità come può fare una banca centrale tradizionale come la Fed americana o quella del Giappone, nel senso, facendo quantitative easing, ovvero la banca centrale compra direttamente titoli di Stato, poi
le banche centrali dei paesi sovrani sono dipendenti dagli stati, mentre sì, la BCE è indipendente. Però questo la BCE non l'ha fatto, non lo può fare sia per statuto che perché la Germania protesterebbe se la BCE si mette a comprare direttamente i titoli di Stato. Cosa ha fatto? Ha prima tagliato il tasso di interesse, quindi dallo per l'ennesima volta dallo 0,25 allo 0,15, con la speranza che le banche poi si rifinanziano con questo tasso basso, e poi con la speranza che prestano alle imprese e alle famiglie. Poi cosa ha fatto? Ha messo i tassi negativi, nel senso le banche private, sì, non gli conviene più depositare anche per brevissimi periodi, nel giro anche di 24 ore, 48 ore, gli overnight, i soldi, perché dovrebbero pagare anziché ricevere interessi. Prima erano tassi positivi, adesso sono negativi. Quindi il messaggio della BCE è dire: guardate, non depositate i soldi da me, BCE, vi vendo i soldi a basso costo, ho tagliato i tassi, con la speranza che voi prestate soldi ad imprese e famiglie. Però è una misura efficace oppure no? Cioè, un po' per me sono scettico, perché è una misura indiretta. Non è diretta. Sono aspirine e soprattutto la valutazione è questa: è che si cerca con manovre di politica monetaria, perché queste sono manovre di politica monetaria, di correggere le grandissime asimmetrie che ci sono nell'area valutaria euro. Cioè sono aspirine, diciamolo, sono purtroppo aspirine. Dubito che con queste operazioni il famoso tasso di disoccupazione inverta la tendenza. Questo, noi vogliamo vedere le cose pratiche, vogliamo vedere che la gente ricontinui, padri e madri di famiglia, i giovani tornino a lavorare, quello che ci interessa. Anche perché, lo dico sempre, quando si cerca di fare una politica espansiva, quella della BCE, diciamo, è espansiva a metà, però è un timido accenno di politica espansiva, questo deve essere accompagnato. Che si intende per politica espansiva? In mettere più liquidità e anche diminuire le tasse, che comunque non diminuiscono, anzi, però questo tentativo di mettere liquidità in modo indiretto per famiglie ed imprese deve essere affiancato anche da un deprezzamento della moneta, dell'euro, perché se io metto più liquidità ma ho l'euro che dopo l'annuncio di Draghi sta oltre a 1,36, cosa succede? Che con più liquidità ma con una moneta troppo forte per la nostra economia, questo si tradurrà in maggiori importazioni, quindi perdiamo competitività e andiamo in negativo con i conti esteri. Certo. Perché quello che sta facendo, che ha fatto il Giappone, che si sta rilevando abbastanza un buon successo, cioè la politica di quantitative easing, la banca giapponese che pompa quasi 70 miliardi tradotti in euro di liquidità al mese nel circuito economico giapponese, però si traduce che in un anno e mezzo lo yen si è deprezzato di un 20-25%, le esportazioni sono cresciute. Se no, ritorniamo al problema di prima, che bisogna fare austerità competitiva perché abbiamo una moneta troppo forte. Certo. Fusaro, tutti questi queste riflessioni, queste analisi pongono in evidenza un dato oggettivo, che ci sono degli squilibri gravi fra i diversi paesi. Ora, noi pensiamo all'Europa come una comunità di stati che nasce per un fine che è volto al benessere collettivo. Qualcosa in questo percorso si è inceppato. Che cosa si è inceppato e come invertire la rotta? Si parla di un'Europa dove manca la solidarietà, ma non la solidarietà spicciola, quella vera che riguarda le politiche, che permea le scelte dei governi nazionali e delle istituzioni sovranazionali. Certamente, ma intanto va detto che l'euro non poteva che portare a questo, perché l'euro è una moneta unica, privata, creata in modo da non tener conto della differenza fra le economie nazionali, e quindi non poteva che portare a questo. Ma poi io direi che invece l'Europa così com'è è un progetto perfettamente riuscito, perché l'Europa non nasce affatto con l'idea di essere un'unione di popoli liberi e uguali, nasce invece come trionfo di un capitalismo neoliberista post 1989, che deve imporre il dominio assoluto del mercato e della finanza, e quindi l'Europa così com'è è dal punto di vista neoliberista perfettamente riuscita, però è un'Europa che uccide i popoli, uccide non solo le classi subalterne ma anche i popoli, per cui questa Europa deve essere combattuta in nome di un'Europa altra, opposta a questa, che sia appunto l'Europa dei popoli liberi, democratici, fratelli, in cui ciascuno può mantenere la propria comunità, la propria lingua, la propria tradizione,
i propri costumi e insieme riconoscere ogni altro popolo come libero e come fratello. Questa sì, è l'unica Europa che io sono disposto a riconoscere ed è in nome di questa grande Europa dei popoli che io lotto contro l'Europa eurocratica del capitale, della finanza, del precariato e delle asimmetrie che pongono tramite la violenza economica. Fusaro, serve proseguire nel percorso di integrazione, lei ha detto si è parlato di dimensione economica, finanziaria, manca tutto il resto, quella politica, quella solidale, quella del lavoro, sul tema dell'immigrazione, oppure come chiede Marine Le Pen, che guida in Francia il Front National, che è diventato il primo partito col 25%, bisogna mettere in discussione l'esistenza stessa dell'Unione Europea. Dal mio punto di vista non si può riformare l'Europa così com'è, perché l'Europa così com'è non è un primo passo, per quanto imperfetto, verso l'Europa dei popoli liberi, fratelli e democratici. È semmai il compimento del neoliberismo e quindi bisogna combattere contro questa Europa, uscire da questa Europa e crearne eventualmente un'altra che abbia come proprio fulcro il rispetto, ripeto, dei popoli, la loro sovranità e insieme il valore della difesa delle differenze. L'Europa esiste storicamente come arcipelago di differenze, di popoli, di culture, sì. Questa è la specificità dell'Europa. Certo. L'odierna Europa ha ucciso la vecchia Europa, potremmo dire. Per questo io, in nome della vecchia Europa, in cui io sono italiano ancor prima che europeo e rispetto il francese in quanto francese e insieme siamo europei, ciascuno in quanto mantiene la propria identità e si riconosce rispettando l'altro. Questa certo. È la vera Europa che io riconosco. Per ecco. Cui oggi chi sì. come me è allievo di Marx e di Gramsci deve far valere una lotta contro il capitale che sia anzitutto la lotta contro l'Europa dell'euro e della finanza. Lucidi. Sì, allora, si parla che la sovranità non ha più una ragione d'esistere perché siamo troppo piccoli e dobbiamo competere con i grandi. Allora, questa è la retorica europeista. Prima cosa, molto pericolosa, perché è una retorica di tipo darwiniana, nel senso grande è bello, piccolo è brutto e grande mangia il piccolo. Questo, però è anche una questione di sopravvivenza. Questo avviene in una giungla. Oh, detto questo, seconda cosa, tecnicamente è stupidaggine, perché qui non è una competizione militare. Ovviamente se ci fosse l'esercito russo da una parte, russo per esempio, con quello lussemburghese, è ovvio che vince la Russia 10-0 sul Lussemburgo, però parlando di commercio estero non c'entra niente le dimensioni grande o piccolo. Io posso fare degli esempi, non mi pare che siano schiacciati dalla globalizzazione paesi come la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda, la Danimarca, la Gran Bretagna. In Asia c'è l'esempio della Corea del Sud, che è grande quanto la Padania, ecco, se vogliamo ricollegarmi alla Lega, grande quanto le principali quattro regioni del nord Italia. Ebbene, la Corea del Sud sarà tra le 8 potenze del mondo economiche, esporta in tutto il mondo. Siamo invaso di prodotti coreani, non voglio fare i nomi, non facciamo pubblicità occulte, ma ci siamo capiti, hanno la loro moneta, non hanno nessuna unione né economica né politica con i giganti Giappone e Cina. Si difendono con la propria moneta, si difendono. Quindi spesso e volentieri nel oceano burrascoso della globalizzazione essere piccoli è un vantaggio, si è più flessibili, si evitano effetti domino, a differenza dell'essere grandi, tra parentesi, granitici, no? Sì, sì. Come degli elefanti. Sì. Quindi in verità il messaggio è un altro della retorica europeista. E è siamo che in chiusura quasi. Togliere le sovranità per permettere ai mercati senza regole di dettare le regole sulle comunità, sugli stati e sulla democrazia. Professor Rinaldi, a lei la chiosa di questa puntata di oggi. Condivido pienamente tutto quello che è stato detto e chiudo proprio in bellezza dicendo che pochi conoscono il motto dell'Unione Europea, basta andare su Google, andare sul loro sito ufficiale, sì? E recita "Uniti nella diversità". Vero, vero. Quindi, insomma, che un equilibrio difficile ma che va perseguito. Manteniamo grazie le nostre diversità perché lì è la nostra forza. Ottimo, insomma, speriamo di poter procedere in questa direzione. Staremo a vedere quali saranno i primi passi di questo futuro Parlamento che si va costituendo proprio in queste settimane. Grazie a professor Antonio Maria Rinaldi. Grazie, io desidero ringraziare due giovani
uno si chiama Diego Fusaro, l'altro Gian Sebastiano Lui, grazie, perché Antonio ci dà la speranza che ancora qualche cosa in Italia non è perduto. Grazie, continuate, non mi fate piegare, siamo con voi. Grazie. Grazie carissimo.